Tradizionale appuntamento a Montevarchi con il Carnevale dei ragazzi che animerà il capoluogo con i corsi del 19, 26 e 28 febbraio, ma quest'anno saranno coinvolte anche tutte le frazioni, lo conferma l'assessore Maura Isetto. Cominceremo domenica prossima, il 19, con le sfilate dei carri mascherati in centro storico, che ritorneranno poi il 26 e martedì 28. Accanto a questo un programma ben nutrito, perché avremo il Pinocchio d'Oro, che si svolgerà sabato 18 febbraio al Circolo Stanze Olivieri, mentre il 5 marzo avremo la premiazione della mascherina d'oro al Circolo Ricreativo del Pestello. Avremo anche poi un'iniziativa il 25 di febbraio alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza con Carnevaleggiamo, letture che saranno svolte la mattina del 25 a cura dell'associazione I Seminalibri. Carnevale poi si svolgerà anche nelle frazioni, quindi avremo corsi mascherati a Mercatale, a Ricassoli, a Moncioni e a Levane. Anima del Carnevale dei Ragazzi, il comitato presieduto da Gherardo Donati. Carnevale dei Ragazzi di Montevarchi, ormai ultra cinquantennale questa tradizione, sfilata di carri, 19, 26, 28, più qui in piazza, vendita di cenci e frittelle di Pinocchio. Quest'anno la vendita sarà fatta anche giovedì mattina, giovedì grasso. Faremo questo esperimento e vi invitiamo a partecipare. Anche le scuole, protagoniste della festa, con Disegna il Carnevale, iniziativa che vede in prima fila il circolo filatelico, numismatico e del collezionismo, intitolato a Benedetto Varchi. E anche quest'anno il circolo Benedetto Varchi organizza all'interno della Bartolea una mostra con i disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari e medie sul carnevale. Il giorno 28 febbraio verrà fatta la premiazione dei vincitori e sarà possibile trovare lì all'interno della mostra un ufficio postale distaccato con l'annullo celebrante la manifestazione. L'annullo riproduce sempre il disegno che ha vinto l'anno precedente e saranno disponibili anche delle cartoline che riproducono i disegni a colori. Un'iniziativa che stimola l'immaginazione e la creatività dei ragazzi e li gratifica anche perché poi viene riprodotto appunto il disegno vincitore nell'annullo filatelico.